Ok, buonasera a tutti, Ciormaglia, eccoci con la live che vi avevo detto sul mio terzo libro. Ok, vediamo se mi riesce a avviarla anche su Instagram. Così cominciamo. Ok, mi scuserete su Instagram se la visuale è quella che è, ma siamo in contemporanea su due dispositivi, quindi cercherò di controllare le cose al meglio, anche se non è semplicissimo. Dunque, allora, come chi mi segue sa, ieri sono riuscito finalmente a pubblicare il mio terzo libro, che in realtà per motivi editoriali sono due libri, sono risultati essere due libri. Questo perché nel calcolo delle pagine, diciamo che io facevo un calcolo, la dimensione sarà più o meno questa, questo è il mio secondo libro, ok? Quindi una dimensione, diciamo, a 5, che è quindi, diciamo, la metà di un A4. Quindi io ho sempre fatto un calcolo moltiplicando per 2 quello che andavo a scrivere. Dopodiché, però, ci sono tutta una serie di motivazioni. Diciamo che a livello editoriale c'è un limite di pagine che consentono di pubblicare e quindi più di un tot non potevo sforare e l'hanno ridotto. Dopodiché anche il tema che ho scelto andava poi ad aumentare le pagine. Perciò avevo due possibilità. Una era quella di usare poi diciamo la dimensione, il template che ho usato per il primo libro e quindi arrivare a un A4, che però è molto scomodo. È scomodo perché costa di più, è scomodo perché poi nelle librerie c'entra peggio, and so, and so. Perciò alla fine ho optato per suddividere il libro in due libri, quindi in due opere. Il primo libro, che contiene le prime 5 parti di narrazione, e il secondo libro che contiene le ultime 5 parti di narrazione. Quindi il primo libro è di 716 pagine, l'altro di 661 pagine e questo consente in definitiva di fatto di avere due libri più o meno della stessa grandezza e dello stesso prezzo, ma è chiaro che quando uno li compra devono essere comprati in ordine, nel senso che se uno prende il libro 2 ma non prende il libro 1, ovviamente gli serve a ben poco. Poi, per quanto riguarda le tempistiche, ci vorrà un pochettino, soprattutto per quanto riguarda le versioni cartacee di questi due libri, perché siamo in fase di validazione, ci sono alcuni problemini, diciamo, per quanto riguarda, diciamo, l'editing della copertina. Anche per questo libro, diciamo che per entrambi i due libri io ho usato la stessa copertina, la stessa immagine di copertina, però ho dovuto cambiare ovviamente la dicitura, quindi aggiungendo libro 1 e libro 2, però non sono stato a chiedere alla disegnatrice di fare anche un'altra copertina perché avrebbe significato appunto slittare con la pubblicazione del secondo libro, cosa che non volevo fare arrivato a questo punto. Perciò alla fine, entrambi
Entrambi hanno la stessa copertina fatta da Serena Amabile, che saluto e ringrazio di nuovo. E per quanto riguarda il prezzo, ovviamente ci sono delle differenze notevoli. L'ebook, il prezzo degli ebook è lo stesso per entrambi e quello consigliato, poi io non è che sono libero completamente di indicare il prezzo, però sugli ebook siamo sui 9,99 se non ricordo male, come prezzo consigliato. Poi invece, per quanto riguarda invece la edizione cartacea, lì sono dovuto scendere a compromessi. Perché? Perché all'edizione cartacea corrisponde un costo, corrisponde il costo della stampa, corrisponde la commissione che si prende, che si prendono i vari store. E quindi non mi era consentito fare un prezzo che non considerasse, cioè il prezzo che mi pareva a me, ma dovevo fare un prezzo che comunque non generasse delle royalties, così si chiamano, negative. Quindi non potevo decidere autonomamente di, tra virgolette, andare in perdita, insomma. E quindi ho dovuto optare per un prezzo che è alto considerando l'inflazione, considerando il costo della carta che è ingente, i costi di spedizione e quant'altro. Il prezzo purtroppo dell'edizione cartacea consigliato agli store, che ovviamente potranno anche decidere di aumentare o ridurre, è di 54,99 euro. Purtroppo non ho potuto fare altrimenti. Avrò però la possibilità di fare degli sconti, delle promozioni, di fare dei codici coupon anche per quanto riguarda gli ebook, e perciò insomma avrò anche questa possibilità. Se qualcuno è già interessato, ovviamente mi può contattare, perché non ne posso creare infiniti, ma ho un numero limitato e chiaramente questo, diciamo, è quello che devo considerare. Dopodiché, di cosa parla quest'opera, quindi composta da due libri? Innanzitutto, non si può catalogare in un unico genere. Perché? Perché in realtà c'è di tutto. C'è il fantasy, c'è il giallo, c'è il fantascientifico, c'è l'amore, ci sono le guerre, ci sono momenti di commedia, c'è di tutto. E quindi non si può etichettare un unico genere. E diciamo, per farvi capire di cosa parla, dobbiamo partire diciamo, vi ci faccio arrivare con una domanda. Pensate ad un mondo dove tutte le storie, tutte le leggende sono vere, no? Possono essere accadute. Quindi stiamo parlando di un multiverso dove si vanno a innestare personaggi sia esistiti, sia esistenti, sia completamente inventati da me, sia personaggi, diciamo, provenienti o, se vogliamo, ispirati da altre opere, diciamola così. E quindi ci sono tante, tante storie e tanti momenti di narrazione, anche con alcuni momenti di narrazione gli uni all'interno dell'altro, quindi proprio diciamo, un insieme di momenti uno dentro l'altro. E ci saranno proprio dei momenti a ondate di narrazione, quindi sia dei momenti in cui la narrazione è più veloce, i capitoli sono più leggeri, e altri dove invece i capitoli sono molto importanti, ci sono tornei, c'è un po' veramente di tutto. Il titolo è L'erede di Aelith, che è un po' il protagonista di questa opera, ma non è il solo e non è il protagonista assoluto della prima parte, quantomeno delle prime tre parti, non è assolutamente lui il protagonista, anche se è presente,
Ed è il personaggio presente nella copertina che, come potrete vedere, diciamo, anche cercando quest'opera o comprandola, il protagonista è un Saiyan. È un Saiyan che è nato sul pianeta Vegeta, non è nessuno dei Saiyan, diciamo, di Dragon Ball, per capirsi, ma è un personaggio che lì non compare, ma è anche, appunto, un personaggio molto particolare, molto diverso da quelli di Dragon Ball in realtà. È un mago, è il re dei maghi, è il re dei Jedi, è l'imperatore di Digiworld e dei Power Rangers, quindi, insomma, va a mettere insieme tanti ruoli ed è molto differente. Lui non si fa remore a uccidere se c'è bisogno di uccidere, per capirsi. Ed è un personaggio molto caratterizzato a tutto tondo, come ci sono tanti altri protagonisti in quest'opera, anche terrestri, perché ci sono anche protagonisti che sono terrestri. E diciamo che la storia è un viaggio che porta il protagonista e tutti gli altri ad affrontare sia varie minacce, sia sulla Terra, sia in un altro universo, sia su un pianeta alieno e così via. Ma anche ad affrontare, diciamo, situazioni del quotidiano. Quindi non solamente il combattimento, ma cosa fa il protagonista fuori dalla lotta? Ad esempio, va in vacanza con la moglie. Ad esempio, dà una lezione di vita a sua figlia. Oppure gioca una partita di calcio. Ecco, questo è giusto per darvi un'idea dei momenti che comunque ci sono all'interno della narrazione. Le tempistiche, invece, per quanto riguarda la pubblicazione, allora, per quanto riguarda la versione cartacea ci sarà da aspettare un po' di più. Per quanto riguarda l'ebook, invece, ho visto che sullo store di Street Lib c'è già. Quindi lì è già acquistabile, sugli altri questione di ore, giorni, ok? Poi farò un articolo anche sia sul mio sito, che poi dovrò fare un sito anche per questi due libri. E quindi, insomma, poi la mia intenzione è quella di organizzare delle presentazioni a giro per l'Italia e quindi poi vi aggiornerò via via su queste presentazioni. Una sicuramente la farò qua a Prato al Circolo di Borgo Nuovo, perché esattamente come i primi due libri, anche questi sono dei libri no profit, quindi tutti gli eventuali proventi, tolte le spese evidentemente, vanno al Circolo di Borgo Nuovo per le attività culturali. Dopodiché ho altri progetti per questo libro in particolare, progetti su cui però devo lavorare. Ho già diciamo, una bozza per un musical, quindi teatrale, sia l'idea di fare sia spettacoli, diciamo, teatrali, piuttosto che, sicuramente, una cosa che voglio fare sono i videogiochi. E quindi farò tutte queste cose qua. Dopodiché, per chi lo vuole, mi può contattare in privato. Per il resto, ci risentiamo, ci rivediamo e vi terrò aggiornati. Ciao a tutti!